Che Bonincci, si beh, sei in chiesa. Motore. Silenzio. Partito. Ciao. Sei 4 prima. Azione. Salve a tutti, cosa mi porto? No. Lasciate aria. Ma la cameriera! Ma la cameriera! Ma come sono ridotta! Bellissima l'esplosione, no? Un'altra? Ma è per... Comunque, ce ne andiamo a calci la tecnologia. Me ne sto accorgendo. Ora poi sta prendendo una piega western. Quasi? Sta prendendo una piega un po' western. Un po' Sergio Leone, no? Non è male. Ha tutta un'atmosfera tesa. Il bistrò senza roba da mangiare. Il grillo lungo da coscia. Non si è smentito neanche oggi. Il marchese del grillo. Il marchese del grillo. L'altro giorno ci siamo ammazzati. Ho mostrato a tutti quanti, ho fatto vedere questa cosa, perché la gente non la nota. Ma io vorrei, dammi la telecamera, vorrei farla notare al pubblico di Help. Non ho mai fatto caso. Il grillo di elettroni che si protende lungo la coscia. Vedete? Ma non che... solo il grillo. No, no, tutto, vedi. Anche lo scritto croato, tutto la mappa. Ragazzi, dai, Emiliano. Ciak. 6-4 secondi. Azione. Salve a tutti, cosa vi porto? Motore? Sono partito! Ciao! Sei 5 prima? Azione! Oh, senti che le dico, Ma qui avete solo carne, pesce, ma non avreste per caso una bella bistecca di chimera? Che era chimera? Che era chimera? Com'era? Ragazzi, io sto concentratissimo. Vai. Motore? Dai, silenzio. Partito. Ciao, Cabasso. 6-5 quinta. Azione. Oh, senti che le dico tutto. Ma qui avete solo carne, pesce, ma non avreste per caso una bella bistecca di chimera? Ma che è la chimera? Che è? La chimera? Che cazzo è? Sei stupido? Cristiano deve parlare con parze, no? Sì. Ma scusami, questa cosa qui ce l'hanno con dei contatti elettrici? Che ho, si può. Mettiamo delle belle spruzzate. Spruzzate e fai le fumate. Attento alla camicia. Ma solo come riferimento. Ciao. 6-7 prima. Che cazzo è sta chimera? Scusa, che cazzo è? Io prenderei un filetto per verde. Com'è? Che cazzo è sta chimera? Scusa, io vorrei un filetto per verde. Ciao! 6-8 prima! Azione! Non ci è piaciuto.
cioè, se non, non ce l'abbiamo, ma se vuole possiamo ordinarla. Ok, è partito. Ciao. 6-9 prima. Azione. Allora facciamo torrone per tutti? Poi più fuori. Fra due paesi arriva. Bene, certo. Sono delle prime. Shiny. Sono diverse. È cambiata, la sua espressione è cambiata. Cappello. Sì, ma è 6 ore che c'hai quello, non hai manco scritto un'ordinazione. Azione! No, per me è torrone e acqua. E acqua liscia, grazie. Va bene, torno subito. Chiara, Chiara, devi ricordare di ordinare la chimera. Che cos'è? Chi la vuole? Vedi laggiù. Era Mazzotti. Ciao. 6-12 seconda. Azione! No, per me è torrone e acqua, grazie, acqua liscia. Va bene, torno subito. Chiara, Chiara! Sì, che c'è? Mi devi ricordare di ordinare la chimera. Che cos'è? Chi la vuole? Lo vedi laggiù? Era Mazzotti! Stop. Sto benissimo. Non mi hai risposto. Buonissimo. Buonissimo. Poi il gomasio è micidiale. Buon alimentazione sana. In corpore medio. Ma mangi nella cucina? Nella cucina del mitico bistrò. Di Berta Nuora. Comunque io preferisco mangiare in cucina. Se io potessi, cioè nei ristoranti metterei un tavolo in cucina per me. No, proprio perché... È vero, è massimo. Ah, io sempre... Come sono cresciuto in la famiglia? La cosa che ci ha insegnato lui, quando abbiamo preso il ristorante, lei era dentro, il primo ristorante, lei con gli altri mangiava sempre sul baticarne. Guarda che è vero. Avevano quelle zocche grandi. Lei mangiava lì in cucina. Bellissimo mangiare in cucina. Lui veniva a tavolo, ma con gli altri mangiava... La nostra cuoca che ci ha insegnato. Sempre cucina. Cucina si mangia meglio perché? Ah, la Fernanda era forte. Perché è il luogo dove avvengono. Esatto. Poi dove vedi qualcosa? Dove il cibo nasce. Dove il cibo nasce. Perché non la riprendi la Mari? E lei si è nascosta, vedi? Si è nascosta, vedi? Guarda, e in effetti, guarda che pace che c'è qui dentro. È come le donne africane, no? Che credono che... Quando non si vogliono far fotografare, che ancora chi porti via l'anima. Ah sì, che non, sì, io che non hanno neanche torto, poi. Sai che io sono infatti lo allora, allora pensato. Chi va in televisione o fa video, eccetera, l'anima non c'era più da una vita. Tu c'era una vecchia vicino a casa mia, tu prova a pensare. Tu pensavi il contrario? No. È vero. Non è che l'anima non ce l'ha, la sua anima è stata trasportata da qualche altra parte, non è che è morta l'anima. Ma infatti secondo me la smania ad andare in televisione è proprio quella, no? È pensare che tutto sia eterno. No, che il fatto di avere di che il tuo corpo passi di qua, no? Che la tua immagine passi di qua, ti dà un po' una sensazione quasi di vivere un po' più di più, no? Di essere un pochino più vivo. No, è vero. Lui ha finito anche la mia insalata, lui io mi sono messo. Ma tu dici, è la mia, oh. Vabbè, però questa forchetta di chi è questa forchetta? Vabbè, è tua, potevi mangiare, mica te lo... Per Lorenzo. Esatto. Sì, però io ho detto che la mangiavo che anch'io. Che la mangiavo? È vero? Però l'avevo fatto per Lorenzo. Lorenzo, quasi stavo... Domani riparti in queste zone. Mi dispiace. Beh, però se l'ho insalata adesso... Ce la vuoi? E pensare che l'ho portato io qui, Lorenzo, la prima volta. Bravo, cioè... E adesso mi sento adesso dire... Adesso ho sentito, ho passato... Ah, beh, la gente dimentica troppo il meglio di Augusto d'Olio. Buonissimo. Faccio tu che l'insalata che volete. Io ho una videocassetta, ti posso dare quella? No, lei vuole un cimiglio di Augusto. Io ho un premio, il premio Augusto d'Olio. Già, quello del 93. Yeah. Sa tutto, lei è una fan dei Nomadi. Lo so. Anch'io.
Augusto ha lasciato, vedi, Augusto è uno che ha lasciato delle tracce. Molte. Tantissime. Se non altro ha lasciato mille fan club. Sono i Grateful Dead italiani, dai. Sì. I Nomadi. Conosci i Grateful Dead? Sì. Sono un po' i Grateful Dead italiani, no? Io ho 1500 cassette. Sai che i Grateful Dead è poco, ancora facevano tanti altri, però io no, facevano concerti, sono stati prima che morisse Jerry Garcia. Jerry, ancora erano il gruppo che faceva più gente dal vivo negli Stati Uniti, cioè più di Michael Jackson, cioè, più di ma chi è Michael Jackson, scusate. No, no, per dire, però uno pensa in Italia, io i Grateful Dead prima che morisse Jerry Garcia li conoscevo di nome perché per le copertine, no? Però non ho mai sentito un pezzo. Eros, allora cosa bisogna dire adesso? Cioè, io arrivo tranquillo, no? Sì. Jacopo. Che non sono sudato. Non sei sudato. E dopo una battuta divento già? Sudato, sudatissimo. Sì. Di controcampo. Sì. A distanza di mezzo secondo. E io ti dico, tu mi domandi, allora ragazzi, come va questo disco? Io ti dico, Red, tu non sai cosa sta per succedere. E dopo ho detto questa cosa, stacco di nuovo su di te, che sei sudato. Ultimo minuto, no? Guarda, guarda, Sandrino, guarda. Sono cattivo, sono una bestia, mangio delle bistecche. Che buona, la risata bella. È la seconda, è bella prima. Fate del bene, andate. Moltiplicatevi. L'uomo non è fatto di solo pane. Non ti sono pane di nuovo. Esatto. Chi tanto va alla gatta al lardo. Togliti un attimo gli occhiali. E adesso? Minchia, dammi una spacco la faccia, dammi un abbraccione. Ma tu dici sono degli occhiali, l'energia degli occhiali, bene, gli occhiali sono... Perché ti fanno vedere il mondo in maniera diversa. Sei 15 terza. Azione. Ciao ragazzi. Ciao Red. Allora, avete finito sto disco? Canestrazione. Angoscia. Terrore. È sempre uguale. Ragazzo, terrore, mi piace. È sempre uguale. Angoscia. Terrore. Non passare. Azione. Ciao ragazzi. Ciao Red. Allora, avete finito sto disco? Ma guarda che lì c'è un po' di... Dai, raga! È il gatto alla volpe dai! Di Marte! Oh! Sono il gatto alla volpe di Marte, l'hai visto? Io guarda che sto perfetto. Dai, ragazzi, ragazzi, noi chiediamo la massima collaborazione, perché siamo in un momento un po' di ritardino. Ok, andiamo. Vai. Ciao. 6:15 B prima. Azione. Il disco è finito, tra due giorni lo consegniamo, devi dire in trasmissione di aspettarsi qualcosa di... Mi dai le copertine del disco? Sì, penso dalle quinte loro fino a... Un attimo. Va su più. Questo è il boxetto, Di quale copertina? Dell'album. Ma com'è il bozzetto? Ma non c'era un primo piano nella copertina? Ma poi abbiamo deciso di far questa, poi... No, mi sei pigliato il culo. Ma dai, ma veramente? No. Pronti? La macchina dove? Qui. Questa qui è la copertina del film. Cioè, nel film io propongo alla Poligram questa copertina. Però me la boccia.
Ma tu non c'eri ieri? No, questa cosa qua non è vista. Io propongo questa copertina, no? E la Polina me la boccia. Guarda, guarda quanta... Ma guarda quante cartucce hanno loro! Mario, queste sono tutte cartucce loro! Cazzo! Noi non abbiamo manco il caricabatterie in macchina! Io ce l'ho! Perché noi paghiamo! Sì, no, non andarci davanti a lui! Un'altra! Un'altra! Tutte cartucce! Vabbè, oh, ma loro sono organizzati! Guarda, uno per gioca, una! Gioca in, loro giocano in casa però! Ognuno il suo redron. In compenso poi prendete quelle di merda perché vi fanno risparmiare, pigliate proprio la qualità più infima. Ma che tu dici? Questo è il migliore. Ma che hai band? Sono le ME, sono quelle che costano meno. Ma di ME o di meno? Me di fare di merda. Vedi i redron che sei proprio tombolo. Queste cassette qui costano il doppio delle tue, perché le tue paghi 13,5, queste costano 21. Quelle costano le mie? Queste qui costano 21. Le mie costano 45. Ah, e tu c'hai la digitale. Che se vedo una lui c'ha là ce l'ha meglio, grande Mario, grande silenzio. Che succede adesso? Adesso facciamolo lo stesso, cioè facciamolo uguale, solo che invece di svuotarti verso Pierre guardi, non guardi in macchina. In macchina? Sì. Perché ma è sempre proibito, adesso mi fai guardare in macchina. Sì, mi inviti a nozze. Forse è Michele questo. Tanto lui guarda mai in macchina la televisione. Sempre destra macchina. Sì. Allora, faccio così. Lorenzo, che c'è? Esagera proprio, vai direi anche sul ciuffo. Abbiamo pisciato, Renzi. No, metti un po' di più, se no non si vede più di più. No, ma non si può. Normalmente è urina questa. Le basette, dai, le basette. Sbagliato, fradicio. Le basette, è una delle prime che sudano. Oh, dai, ragazzi, che mi colla tutti negli occhi. Basette, occhiali. Anche gli occhiali sarebbe bello. Bellissimo, grandioso. Chuck. Sei 17 prima. Azione. Ragazzi, che succede? Non vi ho mai visto così. Lorenzo, che c'hai? Stop. Ce l'abbiamo? Siamo come? Bravo, ragazzi, mi sei piaciuto proprio. Ma signore, signor Mario, arrivederci. Signor Nando. Che succede? Non vi ho mai visto così. Lorenzo, che c'hai? Il suono della creazione. Fatemelo sentire. Sei sicuro che volevo sentire in anteprima? Certo. Oh, fermi così, andiamo foto. Scusa, Red, guarda un attimo lì. Motore. Silenzio. Partito. Ciao. Sei 21 prima. Azione. Il suono della creazione. Fatemelo sentire. Sei sicuro di volerlo sentire in anteprima? Certo. Pronto? Vai. Ok. Tra la battuta e l'altra. Deglutisci. Deglutisci, ingoi un po' di saliva. Dai! Sputando. Per me mi stai a per il culo per bagnarmi tutto. Vai! Ciao. Sei 21 terza. Azione. Il suono della creazione. Fatemelo sentire. Sei sicuro di volerlo sentire in anteprima? Certo. Ci ha deglutito un topo. Che cazzo c'è? Ha deglutito un topo. Deglutisci. È un topo. È un wow. Red, sei veramente da Oscar Mondadori, veramente. Sei veramente da Oscar da bagno. No, devo dire che dopo che ho visto Francesca mi devo impegnare proprio per vincere il premio come miglior attore non protagonista, non ci riuscirò. Dopo che ho visto lui l'ha truccato, soltanto così lui già vince lui. No, però potresti vincere. Devi sudare. Secondo me il telegatto di quest'anno ha due telegatti, uno per Roxy Ball e uno per sto film. Il marrone, le birre, l'acqua per il signor Mazzotti.
4 secondi. Azione. Ciao. Ti ricordi di me? Sono fortunato. Questa è l'ultima volta che mi vedi. Poi non mi vedrai mai più. Vuoi venire con me? Dove gli alberi sono di marzapane, le nuvole di zucchero filato, le case di cioccolato, i fiumi di aranciata. Vuoi venire con me, sì o no? Grazie! Grazie. Ho perso già tra lei e voi e te, io ho già perso l'Oscar. Ciao. Dall'altro occhio pure. È una lacrima finita, metti una lacrima a bordo. No, viene. Non ho la ragione, non ho messo molto insomma. Non si tengono a perdere. Vai. Dai Jack che sta piangendo! Dai Jack che sta piangendo! 6.32 prima. Azione! Ragazzi, mi sembrate troppo nervosi, eh? Forse è meglio che io vada. Vi aspetto fra una settimana a Help. Non datemi buca perché ci sono un sacco di fan che vi aspettano, ok? Ok, scusate, bello. Cazzo, però era bello.